Sulla Russia non sono bastati decenni e decenni di bugie e falsità per farci odiare il suo popolo, tradizionalmente invece amico dell'Italia. Forse per dei tratti caratteriali che accomunano i due popoli. Ma in questi ultimi tempi, dopo tanta denigrazione, presso i giovani c'è la voglia di saperne di più, di recuperare antiche radici fra Italia e Russia. Anche noi abbiamo seguito un po' la stessa linea, apprendendo fatti che meritano di essere conosciuti, come quello del salvataggio di tante vite umane avvenuto da parte dei marinai russi durante il terrificante terremoto di Messina esteso a Reggio Calabria. In quei giorni del terremoto era presente in Sicilia, alla fonda, la flotta da guerra russa. C'erano due corazzate, incrociatori e altre navi. E appena l'ammiraglio Litvinov seppe di ciò che era accaduto, di così tremendo, di così terribile a Messina, fece mettere immediatamente sotto pressione le caldaie e a tutta velocità si precipitò su Messina e su Reggio Calabria, dove fece cominciare le operazioni di soccorso. I marinai si distinsero per eroismo. Messina ancora oggi li ricorda in tanti modi. C'è anche un'associazione Italia-Russia che ha sede a Messina. E poi lo spettacolare salvataggio dei naufraghi del dirigibile Italia della spedizione verso il Polo Nord di Umberto Nobile. Essi naufragarono spersi in migliaia di chilometri quadrati di ghiaccio. Riuscirono a rifugiarsi in una minuscola tenda e aspettavano che qualcuno li andasse a salvare. L'Europa invece era troppo impegnata a discutere su come, quando, perché dovevano farlo, mentre a Leningrado venivano allestiti due rompighiaccio, il Malygin e il Krasin, quest'ultimo una solida nave rompighiaccio con la prua rinforzata in acciaio. Non appena pronta la spedizione, essi intrapresero questo viaggio verso l'ignoto. Il Krasin in particolare si incuneava nella crosta ghiacciata, la rompeva e proseguiva. Ma ci furono dei momenti di grave tensione e incertezza, quando i comandanti temevano che il Krasin si incagliasse e che l'enorme pressione dei ghiacci lo frantumasse come una noce. A questo punto furono gli equipaggi a incoraggiare i comandanti a proseguire in ogni caso. Potete immaginare la festa quando i naufraghi videro arrivare dopo 48 giorni sul PAC il Krasin che li salvava. Sono passati quasi 90 anni, le generazioni che si sono succedute sono state tenute all'oscuro di tutto, prima dai fascisti e poi dagli atlantisti, ma vogliono sapere qualcosa di più oggi, recuperare il tempo perso sul popolo russo e sulla sua generosità.